Signore e signori, buonasera, benvenuti al Palazzo, c'è il clima del derby, Bassano e Breganze, il secondo portiere è Marco Zanfi e il portiere titolare che è Francisco Veludo, gli esterni sono Gerard Texidò, Eloy Mitians, Samuel Amato, Andrea Scucato, l'ex, attenzione il gol! Vantaggio Breganze, trascorsi 59 secondi. Tra l'altro c'è da annotare così extra pista, attenzione. Da rigore. C'è il rigore da parte del signor Molli. Crespo contro Veludo, vediamo la conclusione. Il gol di Victor Crespo. E allora al 4:15 pareggio di Crespo. Sicuramente è stata allestita una formazione per puntare al vertice, sì, lo sta facendo. Finale in su, direi. Lo sta facendo. Gran parata, attenzione, di Pertegato, attenzione, il gol. Non poteva fare il doppio miracolo, no. Pertegato. Questa è una squadra che sta facendo un grande lavoro atletico e potrà emergere, lo sta facendo col preparatore Ale Dal Monte, sì. Questo lavoro probabilmente a dicembre, tra un paio di mesi questa squadra sarà realmente a pieno regime, però nel frattempo un bellissimo pareggio, eh? Pareggio questo immediato, è un dai e vai stupendo di ha segnato Victor Crespo, sì, dai e vai fantastico, con bellissimo. Ha provato ancora Crespo, è rivenuto al pelo, alla sì, grande, sì. Samuel Amato lì, c'era la possibilità da parte di Victor Crespo di lanciare Mattia Milani. Gol! Primo gol di Candanedo, mamma mia che gol che ha fatto Cesar Candanedo, una minella. Eh sì, è il primo gol mi sembra, sì, il primo gol allora. Stagionale a sto livello serviranno le bombole ad ossigeno. Per quanto siamo sono preparati i ragazzi, tutte e due le squadre, lo so, per farlo, speriamo. Bella palla recuperata da Roquilisa, che ci crede. E qui gol! C'è gol toccato di Candanedo, mamma mia, Candanedo ha fatto bellissimo, una correzione pazzesca. 10-0-9, date a Cesar quello che è di Cesar. Le caratteristiche del gioco di Bassano, del suo allenatore, sono tali per cui questo propone questo. Bassano. Quindi e continuerà a farlo. E qui attenzione, e qui attenzione, l'ha convalidato. Ha dato buono il quinto gol. Conosceva bene Pertegato, un osservatore evidentemente disattento. Secondo me sta facendo questo primo scorso di stagione. Bellissima, spettacolare rete. Gol! Bellissima rete. Bravissimo, gran azione corale. Grande merito di Candanedo, ma intanto Rock è stato lì sul secondo palo. Esatto, è vero, assolutamente. E deve continuare perché Breganze non muore mai, no, quindi assolutamente. Vediamo attenzione Roquilisa, sì. Che gol! Mamma mia, Roquilisa, pazzesco, Roquilisa scatenato. Ben ritrovati dal Palazzo di Cadolfin con Bassano che sta conducendo sorprendentemente, sicuramente per quanto riguarda le proporzioni, il duello con Breganze e spirito a queste competizioni. C'è vediamo, il fallo, attenzione, sì. Blu. Cattivo cliente il portiere, sì. Breganze, sì, provato, pessima conclusione, sì, conclusione con tutto irrivedibilissima, però il gol. C'è il primo gol di Mattia Milani, il torello Mattia Milani ha rimediato alla grande, perché queste sono parate di classe, questa è una paratona, sì, di bravissimo Molli, attenzione. Qui adesso Luca Molli sale in cattedra e siamo al secondo blu nel giro di pochi minuti. Presidente Olare, vediamo Andrea Scucato alla ricerca del gol dell'ex e lo trova. Prova il gol Scucato. Non esulta. 10-20. Rapidità. Un bagaglio completo. La voglia di farcela qui, però c'è una deviazione sfortunata e Breganze trova il quarto punto. A 2-4. Peccato. Peccato per Davide Pertegato. Sì. Breganze riprenderà comunque il suo cammino di squadra di vertice. E Bassano si presenta sul campionato con i suoi primi tre punti. E finisce 8-4, vittoria rotonda per Bassano, grande successo. Applausi meritati. Applausi per entrambe le squadre che hanno dato vita a un gran derby.